Benvenuti in Città Falpe, sono Enrico Zappa, cotitolare con mio fratello Giorgio dell'azienda Falpe Serramenti Porte Tapparelle. Siamo alla seconda generazione di artigiani qua in Falpe, e infatti l'azienda è stata fondata negli anni 60 da mio padre come Ferramenta Zappa e si è evoluta poi appunto in fabbrica di produzione di serramenti porte tapparelle. Siamo all'interno della nostra sede che è l'opificio Zappa, uno spazio di un'antica filanda che abbiamo riqualificato negli ultimi anni insieme a un progetto di sostenibilità creato insieme a mio fratello, dove abbiamo inserito all'interno degli ambienti antichi della filanda un mix di design con i nostri prodotti e anche di spazi dedicati agli artigiani, spazi di co-working, un progetto di artigianato culturale. Siamo in Confartigianato ormai da una vita, perché appunto è stato nostro padre ad associare la nostra azienda in Confartigianato, che è stato uno dei soci fondatori della sede di Erba di Confartigianato Como, e da allora appunto partecipiamo alle attività che si realizzano all'interno di Confartigianato Como. Io ricopro i ruoli di presidente del gruppo giovani, membro del direttivo regionale di Regione Lombardia, sempre del gruppo giovani, e membro di giunta di Confartigianato Nazionale, sempre del gruppo giovani. Essere in Confartigianato, diciamo che per un'azienda artigiana, per un imprenditore, è un valore aggiunto che ti permette di riuscire a capire come funziona l'apparato statale e ti permette di sedere ai tavoli decisionali e portare la tua esperienza da artigiano imprenditore a più livelli, dal nazionale fino al regionale. In qualità di gruppo giovani siamo riusciti a legare con artigiani di tutta Italia, dove ci siamo confrontati su più tematiche e siamo riusciti a diventare anche amici con molti di loro, e abbiamo scoperto appunto che Confartigianato è un grande contenitore di tutta la cultura artigiana di tutta la nostra Italia. Io consiglio ad ogni imprenditore e ad ogni artigiano di partecipare attivamente all'associazione Confartigianato, soprattutto a Como, perché è l'unica associazione per cui vale la pena spendersi e dedicare del tempo, perché più siamo, più possiamo portare la nostra voce ai tavoli decisionali sia regionali che nazionali, e più riusciamo a confrontarci e a trovare soluzioni per il mondo artigiano di noi italiani e noi in provincia di Como. Quindi spero di vedere più artigiani possibili in associazione, e dalla Città Falpe vi porgo i nostri saluti.